Esplosione a Bagnara Calabra, un morto e due feriti. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione verificatasi in un fabbricato a Bagnara Calabra, nel Reggino. La persona deceduta è un ferroviere, Domenico Venuto, sposato con figli, mentre il ferito più grave si chiama Rocco Velardo, proprietario del capannone. Il terzo ferito non è in gravi condizioni. L'esplosione, nello specifico, si è verificato nella zona marina di Bagnara Calabra, nei pressi della frazione Favazzina, una costruzione in legno con tetto in lamiera contenente attrezzi di lavoro. L'esplosione, che stamane ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, una delle quali ha perso un braccio e l'altra è sotto shock in ospedale. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nel locale era in corso un'attività di fonderia casalinga. A scoppiare è stata una bombola di GPL, qualcosa ha creato una sacca di gas che ha innescato lo scoppio. I vigili del fuoco sono all'opera per spegnere le fiamme.